Lidl? Mugnano, Lidl Mugnano. Nuova Lidl. Piccola missione Inci, anche questo supermercato. Speriamo di trovare qualcosa di buono. Io e la Nancy. E la mami. Tre sorelle monelle. Praticamente vuoto. Fantastico. Venire a Lidl alle 8 di sera. Solo noi. Lo chiudiamo noi praticamente. Qua ci sono tante cioccolate, quindi bisogna resistere. Guardare. Ma fammi vedere, ma non si sa mai. Olio di palma, burro, vabbè, lasciamo stare. Anche qua le gallette a cioccolato. Vediamo se c'è qualcosa di diverso dall'altro Lidl che già abbiamo fatto il video. Queste qua sono mandorle a fettine praticamente. Non sono bio, ma sono buone, che costa solo 1,79 euro. Sono molto buone, io le uso molto sia nelle ricette salate, diciamo, sia nello yogurt, eccetera. Si risparmia la fatica di tagliarle a pezzettini. Guarda che ho trovato! Brava, le nostre amate tisane bio, sia quella là erbosa sia quella alla fruttata. Brava, prendiamole che sono troppo buone. Pistacchi, oddio, bustone di pistacchi. Le nostre amate frutta secca, Nacardi. Posto che le patatine fritte fanno male, ok, sono il male, queste sono il male minore perché non hanno grassi idrogenati e sono fatte con l'olio di girasole. Prendiamole, dai! Però fatte in casa sono meglio, lo sai? No, farina di pimento e oli vegetali, assolutamente no. Bocciati. Vieni, calzettini di Hello Kitty. Ma non penso che sono per persone adulte, per bimbi, per bambini. Allora l'orologio mi prendo. Ma questa è malata di Hello Kitty. Io non ce la faccio. Ah, pigiamino. Tutto di Hello Kitty. Fatti questo mi va, forse una misura è la mia proprio. Questo ti va, sì. Prenditela. Caffè? L'orologio. Però noi ce l'abbiamo. Ce l'abbiamo già a casa. Però è buono. E questo? Ah, i soliti ricciottini qua. Eccolo, il nostro amato latte di soia, che costa poco. Naturale, noi prendiamo sempre solo questo qua. Non prendiamo quelli là, perché questi ci sono lo zucchero dentro. Esatto, invece questi qua sono naturali, il latte di soia costa poco. Quanto costa? 0,99. Ottimo, sì. Ed è buono perché praticamente contiene solo latte di soia, non è zuccherato. Quindi ok. Qua ci sono anche gli spaghetti integrali, che non sono bio però sono buoni, costano 75 centesimi, quindi ok. Latte detergente, ok. Gel detergente, ok. Ormai li so a memoria. Tutti gli altri invece no. Dimeticone, vabbè, qua non ne parliamo proprio. Ah, questi sono ok invece. Queste per esempio, anche se potrebbero essere buone, però c'è il glutammato, quindi io non le prendo mai. Sì, controllo sempre. Non c'è l'olio, però c'è il glutammato. Sì, praticamente per farle essere più buone, spesso nelle olive e nelle cose conservate ce lo mettono, che poi è dannosissimo, quindi no. Andiamo a pagare. Troppo fighe le caramelle zuccherate con la stevia, praticamente senza zucchero, con la stevia. Infatti c'è scritto sugar free. Gusto? Che gusto sarà questo mentolo? Eccoci qua, ma che mangia la Nancy, che controlla lo scontrino. Missione spesa. Abbiamo al supermercato pagato 30 euro, dai, un sacco di cose abbiamo comprato. Quindi anche questa missione è andata. Speriamo che questo video vi sia utile. Fateci sapere nei commenti se volete altri video. Cioè, incredibile, cioè, stava chiudendo con la mano la videocamera qua dentro, vabbè. Quindi fateci sapere se volete altri video in altri supermercati, reality vlog. Spesa al supermercato, lo so, tipo Ocean, MD, quello che volete, Ipercoop. Sì. Tanto ci noi andiamo per pazzo, sì, secondo me le persone. Tanto noi non abbiamo nulla da fare che passare i nostri supermercato. Lo facciamo solo per voi ragazze. Ci vediamo sul primo canale per farvi vedere tutti gli acquisti che abbiamo fatto. La nostra quindi spesa. Tutto quello che abbiamo comprato. Ciao! Ciao! Ciao.